celebriamo questa Santa Messa in suffragio del nostro fratello Francesco II, re, ultimo re di Napoli, ultimo re delle due Sicilie, del regno delle due Sicilie. Avremmo voluto per l'occasione utilizzare anche i paramenti neri o violaci per commemorare questo evento, però oggi si dà una felice coincidenza. Oggi siamo nella settimana, nell'ottava di Natale, celebriamo la festa dell'Apostolo Giovanni e quindi il colore liturgico delle vesti che utilizza il sacerdote deve essere quello bianco. Il bianco è indice, lo si utilizza quando si commemorano i santi, lo si utilizza quando si offre la Santa Messa per coloro che già godono della visione beatifica di Dio, della Trinità bellissima, che nell'eternità sono già immersi nell'amore di Dio. E per noi questa è anche una felice coincidenza per ricordare Francesco II. Ricordiamo, lo accostiamo all'Apostolo Giovanni, l'Apostolo che amava nostro Signore Gesù, il più amato da nostro Signore Gesù, e l'Apostolo che nel corso dell'ultima cena ebbe quell'audacia di bambino di reclinare il proprio capo sul petto, sul cuore di Gesù e chiederti, Signore, chi ti tradirà? E confermare anche la sua fedeltà a Dio. Quell'Apostolo che da solo, ai piedi della croce, fece compagnia alla Vergine Maria in quell'ora tremenda, testimone dell'agonia di nostro Signore Gesù, e sentì quelle parole incredibili pronunciate da un agonizzante. Chi ha assistito coloro che sono in agonia di agonizzanti sa bene che molto spesso l'agonizzante chiama la madre, quasi sentisse vicino un nuovo parto, la vita eterna, e quindi si sente come nuovamente bambino, invoca la mamma. Bene, nostro Signore Gesù non invocò la mamma, anzi disse delle parole irripetibili per un agonizzante. Guardando Giovanni disse alla mamma, donna, ecco tuo figlio. E guardando Giovanni, ecco tua madre. L'ultimo atto di generosità di nostro Signore Gesù fu quello di donarci la Vergine Maria, la sua mamma, come madre nostra. Ultimo estremo atto di distacco da tutte le cose della terra, compresi gli affetti più nobili e più puri, quale l'amore per la propria madre. Giovanni il Battista, innamorato della Vergine Maria, come lo fu anche Francesco II, un grande devoto della Madonna, un uomo molto buono, del quale si disse che quando Dio lo chiamò al trono a governare il suo regno, non conosceva altro che il bene, non aveva avuto nessuna esperienza del male, della cattiveria, e governò, seppur brevemente, con grande umanità, con grande attenzione alle necessità dei poveri. Addirittura i primi provvedimenti che prese, proprio perché le carceri all'epoca erano sovraffollate, furono provvedimenti di amnistia, regolò tutto il sistema carcerario, dimezzò la tassa sul macinato, di proprio quando vi fu il tempo di carestia, acquistò il grano che diede gratuitamente alle persone che avevano fame, che non potevano permettersi nulla, nemmeno il pane da mangiare. Aiutò personalmente con quel che aveva, del proprio avere, le persone che furono sfollate dalle continue missioni all'epoca del Vesuvio.
insomma una persona che ha agito bene, una persona che ha saputo mettere a disposizione del Signore i talenti, le qualità che il Signore gli aveva donato, una persona che non tutti vale la pena ricordare con molto affetto, con molto amore, e alla quale poterci rivolgere anche come nostra intercessore, perché anche noi impariamo a fare il bene solo ed esclusivamente per amore di Dio, per essere degni figli di Dio, non certo per la riconoscenza umana. Ahimè, Francesco II ebbe poca di riconoscenza umana, ma lui non governò il regno, non realizzò la sua esistenza terrena in vista di questa riconoscenza, ma solo per la lode di Dio. A quella lode a cui tutti quanti noi aspiriamo, poterla realizzare in questo tempo di nostra vita e poi eternamente nel cielo.